Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata per farvi un po' di compagnia in primis, truccandomi insieme a voi, ma soprattutto per raccontarvi quello che è successo nelle ultime settimane. Sapete che era previsto un viaggio in Italia? Purtroppo questo viaggio non è stato possibile farlo e vorrei cogliere l'occasione quest'oggi, mentre appunto mi trucco insieme a voi, per farvi un po' di compagnia, parlarvi e raccontarvi tutto quello che è successo. Anche se sul canale sono stata comunque assidua nelle ultime settimane, e in particolar modo ho continuato a pubblicare video che già avevo programmato di pubblicare, appunto, editandoli e girandoli appunto varie settimane fa, sono stata assente in realtà, sono stata assente per una decina di giorni. In particolar modo negli ultimi giorni mi sono presa una pausa, soprattutto in quanto emotivamente avevo bisogno un attimo di staccare, e sono tornata quest'oggi un po' più positiva, non troppo contenta, ma comunque più positiva per raccontarvi appunto quello che è successo. Detto ciò, vado alle ciance e direi subito di iniziare. Vorrei fare una premessa: durante questo video non vi menzionerò tutti i prodotti che vado ad utilizzare. Ovviamente, se siete interessati a sapere prodotti che utilizzo, vi lascerò la lista in info box, come faccio sempre con tutti i video che tradi, in modo tale che se volete sapere che prodotto sto utilizzando e in che numerazione lo sto facendo, potete vedere appunto i dettagli in info box. Come sempre inizio dalla base. Vorrei legarmi velocemente i capelli, magari mettendo un pinzettone. Ovviamente poi dopo andrò a sistemare i capelli. E vorrei iniziare dalla base. Vorrei mettere un po' di primer. Utilizzo questo qui di Benefit perché ultimamente ho notato i miei pori si siano particolarmente dilatati. Non so la motivazione. Vorrei fare un vero e proprio scrub, un vero e proprio sì, un vero e proprio scrub, sperando appunto che la situazione migliori. Comunque, in questi casi la cosa migliore è applicare il mio Porefessional, che come sapete è un prodotto must, soprattutto se avete delle problematiche inerenti ai pori dilatati. Ovviamente non lo stendo su tutto il viso, lo metto solo ed esclusivamente nelle aree interessate, ecco. E voglio anche idratare le labbra, voglio mettere un balsamo. Voglio mettere un balsamo sulle labbra e in particolar modo vado ad utilizzare questo Prep and Prime di MAC. Questo qui, che ancora non ho utilizzato, ne ho sentito parlare strabene, quindi vado ad applicarla in questo modo. E quindi da dove iniziare? Iniziamo dal fatto che, come vi avevo già raccontato, era previsto un viaggio in Italia. Sapete che avevo prenotato le ferie per il periodo natalizio, avevo preso ben 21 giorni che appunto dovevo trascorrere con il mio compagno in Italia. E era prevista la partenza per il 16 di dicembre, quindi dovevamo partire il 16 di dicembre dall'aeroporto di Heathrow e arrivare poi a Napoli e ripartire poi per l'Inghilterra durante la prima settimana di gennaio, in particolar modo il 5 di gennaio, perché volevo trascorrere anche il compleanno di mio padre, che cade appunto i primi di gennaio, insieme a lui, ecco. Purtroppo non è stato possibile, questa volta non ci sono stati cancellati i voli, ma l'abbiamo dovuti cancellare noi perché lunedì, se non erro lunedì 13, il mio compagno mi telefona la mattina. Io avevo preso la metro per andare al lavoro, lui era già al lavoro perché iniziava il suo turno prima. E che cosa è successo? Mi telefona e mi dice: guarda, io ho fatto un test al lavoro e sono risultato positivo. Parto dal presupposto che già nelle settimane precedenti si erano verificate varie situazioni, vari episodi al lavoro, sia al lavoro mio che al lavoro suo, di casi positivi. In particolar modo da me c'era stato un ragazzo, un cameriere che era risultato positivo, e stessa situazione era capitata al mio compagno nel suo ristorante, sia un ragazzo che lavorava in cucina, ma anche una cameriera era risultata positiva.
Noi comunque quotidianamente al mattino stavamo già facendo dei tamponi rapidi perché proprio come durante il mese di agosto, quando appunto siamo scesi in Italia, facevamo questi tamponi rapidi per controllare la situazione quotidiana e allo stesso tempo per rassicurarci anche che stessimo bene. Ovviamente avevamo poi prenotato anche il tampone molecolare che avremmo dovuto fare entro 48 ore prima del rientro in Italia. E dopo quindi un paio di giorni dall'inizio assiduo di questi test che facevamo appunto a casa, questi test rapidi, il mio compagno appunto questo lunedì mi telefona e mi dice: "Guarda, io sono risultato positivo, sto rientrando a casa, andrò a fare sicuramente un test molecolare." E quindi in quel momento, diciamo, mi è preso il panico. Io la mattina, proprio quella mattina, avevo già fatto il tampone ed ero risultata negativa. Quindi, per legge, e vi dico per le leggi che sono attive e presenti qui in UK, io doppia vaccinata, nonostante vivessi con una persona positiva, facendo il test e risultando negativo, per legge potevo andare al lavoro. Quindi io mi sono recata al lavoro. Ho comunicato all'HR e alla mia manager, io sono assistant manager, alla mia manager, quindi la mia superiore di questa situazione. Le avevo detto che al 99% avrei cancellato le holiday perché non aveva senso comunque scendere in Italia, stando comunque in contatto con una persona positiva dove comunque il rischio di infettarmi anch'io era molto molto alto. E tra l'altro le avevo detto che se voleva sicuramente poteva prendere lei qualche ferie e trascorrere Natale con i suoi, o magari se qualcun altro al lavoro da me era interessato, avrei ceduto volentieri le mie holiday. E vi lascio comunque immaginare il mio stato d'animo. Io tra l'altro sono una persona che anche se non sembra sono molto molto emotiva. E soprattutto sono una persona molto ansiosa, quindi devo cercare quanto più possibile di controllare i miei stati d'animo. Vi lascio immaginare quel giorno al lavoro ero veramente KO, cioè facevo il servizio, però con la testa ero presa da altre situazioni, come potete ben immaginare. E quindi che ho fatto? Ho corretto le occhiaie, adesso voglio illuminarle leggermente, vado ad utilizzare questo qui di Wycon, che tra l'altro è quasi terminato, che ho inserito anche nel progetto smaltimento, questo qua, lo Smoothing Secret, e lo applico appunto per illuminare. E comunque il mio compagno rientra a casa questo lunedì, va a fare il test molecolare on site, quindi con la bicicletta prende la bici, va per evitare appunto contatti e per evitare appunto di prendere mezzi, va a fare questo test. Lui comunque si sentiva bene. Tra l'altro aveva anche fatto altri test rapidi e su tre test rapidi due erano usciti positivi, ecco, quindi la probabilità che il test fosse positivo era molto molto alta. Nel frattempo, è successa un'altra situazione al lavoro da me, dove, per ovvi motivi non è stato possibile cancellare queste holiday. Quindi, che cosa ho fatto? Ho mantenuto le mie holiday e adesso mi trovo a casa con il mio compagno, chiuso in casa, fino ai primi di gennaio, perché, come potete ben capire, sarebbe inutile comunque scendere in Italia da sola. Ci sono poi altre restrizioni che sono state applicate qui e capite bene che vivendo in un one bedroom flat, quindi in un monolocale, poco più di 50 metri quadri, bisogna fare veramente tanta tanta attenzione. Io trascorro la maggior parte delle giornate qui in camera chiusa, ovviamente sanifichiamo il bagno quando viene utilizzato, sanifichiamo tutto prima di utilizzarlo, ecco, e anche in cucina laviamo tutto il lavastoviglie ad alta temperatura per uccidere i batteri, facciamo molta molta attenzione. Io mangio in camera, comunque capite bene che la situazione non è facile, controllabile, ma non è facile. Tra l'altro, io sto continuando a fare questi test rapidi perché, sempre per legge qui in UK, se si è a contatto con una persona positiva e soprattutto se si vive in casa con una persona positiva, dovrò testarmi per 10 giorni dopo al primo contatto, ecco.
E quindi io dal primo giorno mi sto facendo questi test, per fortuna sono negativa, oggi è il sesto giorno e continuo ad essere negativa. In tutto ciò anch'io ho ordinato un test molecolare che qui si chiama PCR tramite il sito dell'NHS, ma ho preferito non andarlo a fare in site, quindi in sede, bensì l'ho ordinato e lo riceverò a casa. Dovrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio. E siccome oggi è sabato, sabato 18, credo di farlo lunedì e mandarlo lunedì, perché la domenica, come potete ben immaginare, le consegne non vengono effettuate. Quindi qualora io vada a bucare questo test, sicuramente rimarrebbe lì bloccato per un giorno e quindi non ha senso. Preferisco a questo punto farlo lunedì. Io comunque continuerò a testarmi in tutto ciò. Per il momento, come vi ho detto, sto facendo molta molta attenzione e se il Signore vuole, comunque non mi contagerò, ecco. E prima di fare gli occhi voglio dare un po' di colorito al viso, perché credo che questo fondo che ho utilizzato, che tra l'altro è il Luminous Silk di Giorgio Armani, che è tra i miei preferiti fondi, è bellissimo sul viso ma è leggermente chiaro. Io l'ho nella colorazione 3, credo che per me la colorazione perfetta era la numero 4 o 4,5, però ho preso la 3. Ce l'ho, la utilizzo e andrò ovviamente a riscaldare il tutto con un bronzer. Utilizzo questo qui di Charlotte Tilbury, in particolar modo questo qui, l'airbrush nella colorazione 2. E nulla, quindi questa è la motivazione per cui noi non siamo più scesi in Italia, ed è la motivazione per cui ho deciso di riprendere a filmare, perché comunque passando molte ore, o meglio, le giornate in casa, mi mantiene anche impegnata a filmare, editare e fare qualcosa che comunque mi rende felice. Vi lascio comunque immaginare il mio stato d'animo negli ultimi giorni, non è dei migliori, ma credo che sia anche ovvia la cosa. Cioè, io pensavo di trascorrere il Natale dopo 9 anni in cui trascorro sempre il Natale qui in UK, pensavo comunque di trascorrerlo con i miei cari, con la mia famiglia, con mia sorella che comunque lavora nelle scuole, quindi molto spesso quando io scendo lei non c'è perché lavora a Rimini e noi viviamo in Costiera Amalfitana. Comunque, fatto ciò, detta questa parentesi, purtroppo non è stata possibile. Ovviamente dopo ormai 5-6 giorni ci ho messo una pietra sopra, se sarà possibile scenderemo più in là, ma chi vivrà vedrà. Perché comunque la situazione qui cambia di giorno in giorno. Tra l'altro qui in UK la situazione sta letteralmente degenerando. Vi dico che si marcano 80-90 mila casi al giorno. Ieri ad esempio c'erano 93 mila casi, quindi vi posso far capire che la situazione è veramente difficile. E vi chiedo tra l'altro anche scusa se mi vedete un po' giù e non contenta come sempre, ma purtroppo, come spesso accade, purtroppo determinate situazioni non vi permettono di dare sempre il 100%. Spero comunque che apprezziate l'impegno e la partecipazione, ecco. E oltre a questo, che cos'altro dirvi? Dirvi che comunque resterò a casa perché non ha senso comunque fare nulla, ecco. Farò questo tampone molecolare con la speranza che ovviamente esca negativo. Il mio compagno, tra l'altro, deve restare in isolamento per 10 giorni dal primo giorno in cui è risultato positivo, quindi facendoci dei calcoli, fino alla vigilia di Natale deve stare chiuso. Sperando poi ovviamente che si negativizza e che stia appunto meglio.
Ho fatto la base, come potete vedere. Voglio fare le sopracciglia e questa volta ho intenzione di fare le sopracciglia live, quindi in diretta, perché molto molto spesso mi è capitato che molte ragazze mi chiedevano appunto di mostrare come faccio le sopracciglia e quindi proprio per questo motivo lo voglio fare in diretta. Questo video sarà appunto un video molto molto chiacchiericcio e piuttosto lungo. Quindi che cosa faccio? Prima con lo scovolino vado a pettinare le mie sopracciglia e poi con la matita, la mina di Lord & Barry inizio dalla parte iniziale in questo modo, vedete? E poi vado a riempire tutti i buchetti. E quindi nulla, questo è stato il cambio di programma più inaspettato, ma tra virgolette aspettato perché io me lo sentivo, infatti qualche giorno prima appunto dalla notizia avevo sentito mia sorella e comunque stavamo facendo dei progetti per il Natale, dove trascorrere il Natale. E cosa fare appunto in quei giorni? La stessa cosa con la famiglia del mio compagno, si parlava appunto riguardo al menù, a quello che avremmo mangiato, eccetera, eccetera. E io comunque avevo sempre un presentimento che le cose non sarebbero andate a buon fine. Infatti dicevo sempre, ragazzi, non andate di fretta, aspettate fin quando insomma non arriviamo e poi vediamo. Non fate pronostici perché comunque non si sa la situazione come andrà, e comunque nella sfortuna siamo comunque stati fortunati, devo dire, perché la cosa fortunata è stata che il mio compagno è risultato positivo ancora qui in UK. Immaginate se andavamo in Italia facendo questo test molecolare le 48 ore prima ed eravamo negativi, poi magari scendevamo in Italia, dopo un paio di giorni facevamo un altro test per controllarci e risultavamo positivi. Beh, in quel caso sarebbe stato peggio, credo, perché comunque il rischio di contagiare anche i nostri familiari, comunque familiari anziani con patologie, con problematiche, sarebbe stato sicuramente peggio, ecco. Quindi diciamo che nella sfortuna siamo stati comunque fortunati, ecco. Riguardo al Natale, voi che cosa fate questo Natale? Datemi qualche consiglio, datemi qualche ispirazione, qualche idea, perché io vi devo dire la verità, non ho messo nemmeno una luce e una pallina di Natale, ma capite bene il mio mood, capite bene il mio stato d'animo. Cioè, io fino a qualche giorno fa passavo le giornate tra un pianto e un altro, a fare il nulla, cioè veramente molto molto triste, molto demotivata e lo sono ancora, cioè sono ancora molto molto demotivata, cioè non mi sento emotivamente pronta, credo che questo sarà il Natale più brutto qui negli ultimi 10 anni, ecco. E come palettina voglio utilizzare questa qui di Charlotte Tilbury, che è la The Golden Goddess, che è molto molto bella, vedete? Forse non sta tanto bene col maglione, però voglio utilizzarla. E oltre a questo voglio poi utilizzare anche questo ombretto della linea Item Esmeralda di Charlotte Tilbury, che è l'Oyster Pearl, vedete? Ed è appunto di base dorata ma con una punta fredda. Quindi che cosa faccio? Per prima cosa prendiamo un pennellino da sfumatura, questo qui di Morphe, che è l'M441. Prendo il colore più chiaro e lo vado a mettere su tutta la palpebra, portandomelo anche in alto qui sull'arcata sopraccigliare. E quindi vi vorrei chiedere, datemi qualche consiglio su cosa fare questo Natale, cioè un Natale in due, voi che cosa fareste? Anche con una situazione del genere, come vi comportereste? Perché io sinceramente non lo so, sto cercando di dare anche un po' forza al mio compagno, però anche in una situazione del genere è più lui quello che dà forza a me, perché io, come vi ho detto, emotivamente sono molto molto weak, molto debole, ecco. Per quanto riguarda la situazione di Nello, che è appunto il mio compagno, vi devo dire la verità. Allora, lui aveva già contratto il virus a settembre 2020, quindi vi parlo dell'anno scorso. E subito dopo lui, anch'io avevo contratto il virus.
Siamo stati abbastanza male, con sintomi completamente diversi tra loro. Cioè, il mio compagno aveva la tosse, aveva la febbre, aveva dolori fisici. Io invece non avevo tosse per niente, ma avevo grandi dolori al petto, febbre, dolori fisici. Infatti, passavo la giornata, quasi tutta la giornata a letto. Quindi, abbiamo avuto sintomi piuttosto diversi tra loro. E ovviamente ci siamo poi vaccinati, in quanto comunque soggetti molto esposti, lavorando in ospedali, sapete, immaginate che comunque stando a contatto con 300-400 persone al giorno, bisogna comunque in qualche modo tutelarsi, ma a quanto pare non è servito a nulla perché nonostante ciò, come vi ho detto, il mio compagno ha comunque contratto il virus per la seconda volta, quindi nonostante le due dosi, poi questo dicembre ha comunque ricontratto il virus e adesso volendo io posso fare anche il booster qualora non mi contagia nuovamente e qualora comunque questa situazione vada a buon fine, qualora io faccio il molecolare, esce negativo e lui passa, supera questo periodo critico, in teoria, se si fa attenzione, volendo, potrei comunque farmi il booster, quindi la terza dose. Però vi dico la verità, sono un po' titubante, a causa di tutta questa situazione, sono veramente molto molto titubante, non so cosa fare. E ho sentito anche situazioni spiacevoli di ragazze che comunque hanno avuto dei postumi a seguito, diciamo, a questo booster, però staremo comunque a vedere, ecco. E non so perché nella telecamera, ecco, si è tolto. E prima di applicare questo colore qua, che è bellissimo, questo voglio mettere un po' di questo qui nella colorazione Oyster Pearl e lo vado ad applicare appunto con il polpastrello. Quindi nulla ragazze, staremo un po' a vedere. Tra l'altro qui in UK si prevede un nuovo lockdown, quindi spero che questa cosa non vada a scemare. Cioè, da un lato spero che venga fatto perché è l'unico modo un attimo per attenuare la situazione, per avere controllo di questa situazione perché si sta veramente degenerando qui. Dall'altra parte vi dico anche che fare un altro lockdown vorrà dire comunque essere limitati in tante cose, anche con il lavoro, restare a casa. Poi non si sa se il governo ci aiuterà, se il governo non ci aiuterà, quindi se collaborerà come ha fatto durante lo scorso lockdown, quando abbiamo comunque percepito un furlough. Non si sa ancora nulla. È probabile che ci sarà un nuovo decreto nei prossimi giorni, quindi comunque staremo a vedere. Io nel frattempo rimango a casa a fare la calza, come si suol dire. No, vabbè, la calza no, però se resterò a casa. E nulla, spero che il mio compagno stia bene, che gli passa insomma questa situazione. Non ha febbre, però comunque molto molto stanco, ha gli occhi arrossati, ha la tosse e nulla. Cosa ve ne pare di questo look? A me piace un sacco. Tra l'altro, ultimamente con questi colori verdi, taupe, marroni, mi ci vedo molto bene. Infatti, o faccio look sul viola o faccio look su queste tonalità qua. Mi piace proprio tanto. Come mi sta questo colore? E tra l'altro, anche il fatto di aver applicato una base cremosa a questo ombretto shimmer trovo che vada ad evidenziare, a risaltare proprio la brillantezza di questi ombretti. Poi, che faccio? Sempre con un pennellino piccolino, però vediamo un po'. Sì, questo qua, sempre di Morphe L36, vado a prelevare un po' del colore più chiaro e lo metto nella parte interna per dare un vero e proprio punto luce. Questo modo. E quindi niente, questa è la situazione attuale. Questo è il motivo per cui mi vedete ancora qui. E ho intenzione di farvi vari video fino alla fine dell'anno. In primis, ovviamente, il video dei prodotti preferiti del mese di dicembre, perché vi ho già pubblicato il video dei prodotti preferiti del 2021,
sono un po' anticipata, appunto, come vi ho detto, perché era prevista la mia partenza. Comunque, detto ciò, ho intenzione di farvi quindi il video dei preferiti di dicembre, il video dei finiti, perché comunque ho portato a termine un sacco di prodotti. E prendo questa matita qui della linea di Charlotte Tilbury Brightening Super Nude Liner Duo. La parte scura la metto un po' solo ed esclusivamente nella parte esterna qui. E quindi farò quello dei finiti, quello dei preferiti, e poi vorrei fare un video in cui vi vorrei parlare dei prodotti da utilizzare per un look spumeggiante per il Capodanno. Però non so se farvi un video get ready in cui magari ricreo un look per Capodanno, o se fare un look dove, oppure se fare un video in cui vi parlo di questi prodotti, vi consiglio determinati prodotti. Voi fatemi sapere se preferite un video get ready o preferite un video solo ed esclusivamente in cui vi parlo e vi consiglio determinati prodotti. Vado ad applicare l'eyeliner, questa qui di Aiko, della linea Black Magic Liquid Eyeliner, questa qui in una mini size, e la vado tra l'altro ad applicare in diretta, anche perché proprio come le sopracciglia, parecchie ragazze, due o tre ragazze, parecchie, due o tre ragazze mi hanno chiesto: ci puoi mostrare l'applicazione? E quindi lo faccio. Allora, io faccio in questo modo, guardo dritta avanti a me e avendo la mina in questo modo, vado a tratteggiare una linea così. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Poi con la punta vado a rientrare in questo modo e poi mi avvicino leggermente, tiro leggermente la punta, vado a riempire questa parte e vado a tracciare la linea in questo modo. Vedete? E la linea è fatta. Vi sembra complicato, ma non è tanto complicato. Vedete, ho applicato il mio eyeliner. A questo punto vado a mettere il mascara e vorrei provare il Monsieur Big di Lancôme. Tanto decantato, quindi voglio provarlo. Quindi nulla, ragazze, questa è la situazione. È la situazione aggiornata, per cui mi vedrete ancora qui. E poi i primi di gennaio ovviamente ripartiremo con i nuovi progetti e i nuovi presupposti per il nuovo anno, quindi vi farò un video, magari un video che trevi, sempre chiacchiericcio, dove vi dico quelle che sono i miei presupposti per il nuovo anno, che cosa vorrei fare. Questo mascara, come prima impressione, mi sta piacendo, è tra l'altro la prima volta che lo utilizzo, quindi magari non sta dando il meglio di sé, dovrò aspettare un paio di giorni per far sì che prenda un po' d'aria. Però come impressione mi sta piacendo, perché incicciottisce assai le ciglia e non fa grumo, però le volumizzo un sacco, magari non le allunga tanto, cioè vedete, bellissimo, veramente bello questo mascara. E per le labbra, che cosa mettere sulle labbra? Non ho la più pallida idea. Vediamo un po' che cosa possiamo mettere sulle labbra. Oh. Io metterei soltanto un lucido. Oppure, che cosa mettiamo?
Per quanto riguarda le labbra, voglio fare comunque lasciarle quanto più neutre possibili. Quindi, che cosa faccio? Utilizzo questa matita di Kiko, la 315, per i bordi. Quindi, vado a bordare le labbra. Tra l'altro, questa matita ha un colore malva, quindi molto simile alle mie labbra. E poi applico un lucido per dare un po' di effetto gloss. Voi invece che cosa fate a Natale? Come trascorrerete questo Natale? Fatemi sapere. Datemi un po' di gioia. Secchina. E su questa matita metterò il gloss di Fenty, lo Sweet Mouth, che è bellissimo. È un effetto glossy, bellissimo. Adesso vado ad utilizzare il mio setting spray, questo qui di Charlotte Tilbury, che sapete è il mio preferito. Quindi vado a fissare la base, mi sistemo un po' i capelli e torno da voi. Eccomi qui, ragazzi. Questo quindi è il look terminato. Mi avvicino leggermente per farvi vedere il look occhi. Spero che questo look vi piaccia. A me personalmente piace tanto. Come vi ho detto, nell'ultimo periodo mi ci vedo molto bene con questi colori taupe, con questi colori più freddi, ecco. E ovviamente non ho voluto mettere un rossetto troppo egocentrico, però alla fine anche questo qui non è che sia troppo neutro, ecco. Spero che il look, come vi ho detto, vi sia piaciuto. Spero comunque di avervi fatto una buona compagnia. Vi chiedo scusa veramente per non aver dato il mio 100%, per non essere stata super contenta, ma capite bene la situazione e capite bene il mio mood attuale. Spero che comunque apprezziate tutto questo. Mettetemi come sempre un like. Se siete arrivati fino a qui e non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un like. Supportatemi e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo look. Un bacio, ciao.